Miei dolci e cari bambini, ciao, sono Babbo Natale e vi scrivo dal mio ufficio al Polo Nord. Qui, nella mia dimora, siamo tutti impegnati. La signora Natale sta rammendando il mio vestito rosso. Avevo talmente tanti buchi sulle ginocchia a forza di scivolare giù da tutti quei camini. Rudolph, la renna dal naso rosso, si sta allenando per il lungo cammino che ci attende. E gli elfi sono occupati a costruire centinaia di giocattoli di ogni genere, grazie alle loro idee geniali. Sai, nella fabbrica delle magie, ognuno ha il proprio compito. Vi scrivo, cari bambini, perché ho qualcosa di importante che dovete sapere. Nella splendida cornice incantata del castello dei Falconibus, mi sono sentito avvolto da un indescrivibile e avvolgente calore umano che ha riempito il mio cuore di un'immensa felicità. Le vostre dolci letterine hanno creato una tale tenerezza che ho maturato in me la decisione di scegliere ancora una volta come dimora invernale il suggestivo paesino di Pulsan. La casa sarà animata da innumerevoli iniziative che avranno come obiettivo il mistero del Natale. Tante proposte, tante cose da ammirare, cose da ascoltare e da gustare per vivere le emozioni del Natale più autentico. Adesso devo proprio andare a riposare. È stata una giornata faticosa e io non sono più un bambino e inizio ad essere un po' stanchino, eh? Ma di voi ho così tanta nostalgia che non vedo l'ora di stare in vostra compagnia. Ricordate sempre che il Natale è un periodo magico, dove ogni momento è pieno di gioia, calore e tanto, tanto amore. Con affetto, Babbo Natale.